ragazze, eccoci qui con la prima puntata della Shock Review. Oggi ho deciso di parlarvi dei lip marker di Kiko. Ho fatto questa scelta anche perché sono in offerta. Non mi ricordo bene il prezzo, ma vengono intorno a prezzo pieno, se non ricordo male, 6,90 e in offerta stanno i 4,90. Comunque vi lascio i prezzi scritti qui da qualche parte. Io ne ho tre. Si tratta, per chi non li conoscesse, di rossetti, chiamiamoli sì, rossetti, come vedete fatti a pennarello. E comunque non sono proprio dei rossetti, ma più delle tinte labbra, direi, visto che hanno una durata davvero molto molto alta. Tendono leggermente a seccare le labbra e un mio consiglio è quello di applicare subito dopo un balsamo labbra perché andrà a intensificarne la durata e soprattutto non vi darà fastidio per la secchezza delle labbra. Comunque, per essere dei pennarelli, quindi diciamo una tinta molto secca, non secca, un giro di parole, eccessivamente le labbra, questo sì. Un altro consiglio che vi do è se li comprate di posizionarli nella vostra postazione make-up in verticale, in questo modo il prodotto continuerà a scendere e quando lo andate ad applicare ci sarà insomma prodotto, perché a volte io li tengo nel cassettino e prima di truccarmi lo devo mettere giù perché altrimenti sembra scarico, sembra proprio che non scrive. Qui a fianco vi lascerò anche l'inci, che come vedete è abbastanza pessimo, però insomma non sono prodotti da utilizzare tutti i giorni, quindi secondo me si può fare. Inizierei subito dal primo, è lo 05 ed è questo bellissimo rosso, direi un rosso fragola. Tra l'altro, da qualche parte vedrete anche lo swatch sulle labbra. Ed è davvero molto molto carino. Questo in assoluto è fra i miei preferiti. Altro lip marker è il 104 e un colore molto molto simile a quello delle mie labbra. Tra l'altro in videocamera questo appare più scuro ed è questo rosa chiaro con una punta di malva, che come vedete appunto non è molto scuro ed è assolutamente fra i miei preferiti, perché è quello che uso di più, infatti sta anche finendo, perché sulle labbra rimane davvero molto molto naturale, quindi assolutamente da tutti i giorni, anche per chi magari vuole andare a lavorare con il rossetto, ma senza che sia diciamo una cosa troppo appariscente, come magari può essere il rosso fragola di prima. Infine ho il numero 102, che diciamo che ha parecchio arancio all'interno, direi che è un color corallo, è un rosso corallo, perché comunque io non so se dalla videocamera voi cogliete l'arancio, ma ce n'è davvero tanto e anche questo comunque rimane molto molto carino sulle labbra. E in generale sono dei prodotti che a me piacciono tantissimo perché sono pratici in quanto non necessitano di una matita contorno labbra perché come posso dire, si attaccano subito alle labbra e non vanno assolutamente a sbavare in giro, quindi il contorno si fa tranquillamente appunto con la puntina del pennarello. Trovo che il fattore del pennarello sia molto molto pratico, soprattutto magari per fare dei ritocchi durante la giornata, perché cioè, lo si può mettere proprio tranquillamente, quasi senza nemmeno uno specchio, perché appunto è davvero praticissimo. Detto ciò, per me è un prodotto assolutamente promosso. Spero che questa prima shock review vi sia piaciuta, fatemi sapere se le avete mai provati e che altre shock review vi interessano. Ciao!